Amici, benvenuti in questo nuovo e avvincente video. Molti mi chiedono: ma cosa si studia scienze naturali? Beh, oggi faccio un video e vi mostro un po' la nostra giornata di campionamento nel fiume, che è un po' una scampagnata fra colleghi con la prof di ecologia, e sarà molto avvincente. In realtà ho già girato un bel po' di clip, quindi ho un attimo di fiatone. Siamo in versione ovviamente kamikaze, perché ci stiamo un attimo inoltrando nel bosco più scuro e nella foresta più selvaggia. No, niente, scherzo, qua è bellissimo, è un posto stupendo, c'è il fiume meraviglioso. Abbiamo fatto anche un sacco di foto fra i campionamenti di insetti e cose che abbiamo trovato in acqua. E niente, questa è una giornata tipica. In realtà non è proprio tipica, perché le nostre giornate sono in università, però quando facciamo queste uscite è una cosa tipo bellissima, perché oltre a unirci tutti è anche una cosa che proprio ti riempie il cuore di gioia, per una che studia scienze naturali, perché andiamo in posti bellissimi, vediamo animali, piante, cose. Quindi raga, per me è il massimo. Io adesso mi sono isolata dal gruppo perché mi vergognavo a fare il video davanti a tutti, però siamo tipo una trentina e niente, siamo in Sila, nella Sila praticamente in provincia di Cosenza. Di Cosenza, come si sente che sono calabrese a volte. E tra un po' andiamo a mangiare, però adesso vi lascio alle clip che ho girato questa mattina. E niente, sono molto contenta di essere qui, molto contenta di studiare scienze naturali. Scegliete di frequentare questo corso perché è il più bello del mondo. Siamo qui inoltre per, diciamo, vedere anche il grado di inquinamento di questo fiume. E praticamente si fa prelevando un campioncino di acqua, poi andiamo in laboratorio, facciamo delle analisi per vedere, diciamo, quanti agenti inquinanti ci sono e quindi quanto fa schifo o è buona, insomma, per determinare la qualità dell'acqua. Ecologia è uno dei corsi più interessanti del secondo anno. E raga, oggi sono proprio felice. Respiro un po' di aria pulita, anche se mi manca Atena. Guarda, guarda che stai uscendo, Jonathan! Fatto qua, ai, mi sembra che si chiama. Quindi rimuovo l'acqua per ossigenare, per far sì che gli organismi non si muovano. Per pulire l'acqua ci sono tre spiriti. Queste le bacinelle con le pinzette, però poi dopo diciamo, mettiamo dell'acqua denaturato dentro il contenitore, e così, perché denaturato e non rosso, perché quello rosso poi dopo si... Sì. Perché non vengono? Silvia, passi con la busta. Qualcuno ha i piatti.
Bravo. Dopo noi 8, dopo noi 7. E poi sicuro, va bene. Io non qua ancora, guarda. Questo qua pure? Sì, sì. Guarda, lì ce n'è uno che va velocissimo. Ogni tanto, scusatemi, ogni tanto sbattete il laghino e poi dopo la mettete piano piano lateralmente. Quelli che vedete che si muovono li potete prendere. No. Ok. L'hai preso adesso? Sì. Gruppi di lavoro. Rinforza. Genera. Solo che io sono brutta. Insomma, ti cresceranno tutti i capelli. Però è molto qua. C'è tutto il cast qua pronto. Ok. Vai, Rob, brava, ridi. Sei pronta. Minchia, con due fotocamere, manco una. Cioè Chiara è messa più artistica di Rosy comunque. È vero. Amici, la giornata è volta al termine. E la Reflex praticamente, non so, ha avuto qualche problema, o meglio, l'SD ha avuto qualche problema, perché mi ha perso le clip della fine praticamente del viaggio, dell'escursione. Però in realtà cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo fatto prima appunto i prelievi in quel fiume in cui ho fatto le riprese, cioè l'Arvo. Dopodiché siamo andati a Rende, anzi a 4 miglia con precisione, e abbiamo fatto i prelievi in un punto diverso. Così abbiamo potuto praticamente mettere a paragone gli organismi trovati in un punto e l'altro. E così facendo abbiamo visto che appunto c'è una differenza sostanziale tra ambiente, habitat e tipi di specie presenti in un punto e nell'altro. E questo qui abbiamo potuto vederlo grazie ai microscopi, perché praticamente siamo andati poi al laboratorio e abbiamo fatto... abbiamo visto nei vetrini, insomma, tutto quello che avevamo prelevato, e c'erano tricotteri, ditteri, insetti, quindi di vario tipo, dei piccoli vermini rossi che adesso non mi ricordo come si chiamano, però vabbè, ed è stato molto molto interessante. L'unico problema è che quando abbiamo fatto il secondo prelievo, diciamo nell'altro punto più a valle, praticamente c'erano 35,5 gradi e noi eravamo vestiti da Sila, quindi abbastanza pesanti, perché in Sila si sa che fa più fresco. E in pratica, cioè, siamo squagliati, come gelati, gente seduta così, gente sdraiata, gente, insomma, io avevo pure il ciclo, quindi figuratevi, ero sfinita. Però, e quindi diciamo che l'ultima parte non ce la siamo proprio goduta al massimo, però è stata una cosa bellissima. E fino adesso comunque l'escursione più bella, anche perché ne avevamo fatto un'altra, ma era sulle rocce, e io sapete che le rocce sì, però cioè piacciono molto di più le cose animate, tipo piante e animali, anche perché studio scienze naturali, se no avrei studiato geologia. E niente, vi chiedo scusa se queste riprese non sono il massimo, ma le sto facendo col telefono. Perché appunto l'SD mi sballa, e quindi per evitare di metterci 3 anni per far uscire questo video, allora ho optato per la ripresa dal telefono, quindi perdonatemi se fa schifo. Comunque, questo è il tipo di video che mi piace di più portare, perché vi porto proprio nella mia vita, in quello che mi piace, vi faccio vedere quello che studio, eccetera eccetera. E niente, spero che lo apprezziate. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto su questo canale. Ciao! Ah, PS, ho aperto un canale ad Atena. Ve lo lascio in descrizione. Atena è il mio cane, per chi non lo sapesse. Così potete iscrivervi. Ciao!